Io sono stato candidato in una lista che è stata sostenuta e costruita da un movimento civico, da un gruppo di giovani, di donne e di uomini che si erano stancati delle ordinarie trattative e scambi di posti di potere, anche locali, all'interno dell'amministrazione pubblica, perché non sempre gli interessi privati e la loro somma poi rappresentano il bene comune. Questa è l'esperienza che Luigi mi ha chiesto di rappresentare e di raccontare alla Calabria e me l'ha chiesto solo lui. Gli altri si sono guardati bene dal chiedermelo, fermo restando che io non avrei mai accettato una candidatura che pure mi è stata offerta nel centrodestra e le lusinghe di un centrosinistra per il quale ho sempre votato, nel cui campo ho sempre militato, ma che è diventato invivibile ed irrespirabile. Perché è un campo che è bombardato dai suoi stessi abitanti che poi regnano sulle macerie fumanti nell'attesa di salvarsi da soli. A lui è giusto anche dare ai cittadini, agli elettori, i motivi perché uno si candida, poi no. Conosco da molto tempo Oliverio, sono legato un po' alla storia dei partiti, a differenza, mi pare, dell'amico di Campo Calabro, e in questa esperienza vedo soprattutto molte cose importanti. Vedo comunque un amministratore che ha dato tanto alla Calabria e un amministratore che è stato pure trattato male e ancora fino all'altro giorno nel programma di martedì si parlava di Mario Oliverio, di capire che cosa, perché in Calabria è successa possono succedere queste cose. Tu intendi la Io ho vicenda scelto, giudiziaria? certo, signor vicenda giudiziaria, è stato un giornalista dell'Huffington Post, ha posto direttamente la domanda a un magistrato calabrese. E purtroppo Mario Oliverio in questo momento è l'unico candidato che non è ben visto a Roma, mentre invece tutti gli altri candidati sono ben visti a Roma, perché la Calabria è potere di Roma, non è di presente la Calabria, si decidono a Roma. Allora, sì, io scendo in campo, sono all'interno del movimento Tesoro Calabria con Carlo Tanzi e a sostegno della dottoressa Amalia Bruni. Io ho deciso di scendere in campo dopo un'attenta riflessione. Sicuramente provenendo dal mondo mondo del sociale, quindi avendo lavorato per 3 anni fianco a fianco con Carlo Tanzi all'interno della Protezione Civile quando lui ne era alla dirigenza, ho avuto modo di apprezzare le sue qualità e la sua professionalità. Mi ha colpito molto anche la sua caparbietà, il fatto di essere una persona molto pragmatica, quindi la conoscenza, la sua stragrande conoscenza del territorio calabrese, che secondo me attualmente non ha eguali in tutta la Calabria, lo ha portato a capire subito quali erano i problemi fondamentali di questa terra. E devo dire la verità, ho visto una persona che si è spesa al 100%, non guardava orari, non guardava la qualunque, un dirigente che comunque è sempre sceso in campo, sempre vicino a noi, e su questo non è inutile dire diversamente. Al di là degli attacchi, delle cose personali che possono derivarne, posso dire e garantire che è una persona davvero caparbia e che ha veramente a cuore il futuro della Calabria. Buonasera a tutti. Io scendo in campo perché mi sono candidata con questo partito, Noi con l'Italia, col presidente Maurizio Lupi, perché penso che oggi a sostegno c'è il presidente Roberto Occhiuto. Per me è l'uomo giusto al posto giusto. Per me è l'uomo del cambiamento. La Calabria oggi affronta davvero dei gravi problemi. Siamo gli ultimi tra gli ultimi. Io non so se voi avete mai analizzato il PIL pro capite della Calabria. Siamo a 16.000 euro, in confronto invece a Bolzano, Valle d'Aosta, dove guardiamo secondo l'Istat del 2018 sui 47.000 e 49.000 euro. Io credo che la Parliamo Calabria del reddito annuo, del reddito annuo, medio sì, anno, quello medio. meno Quindi della metà. siamo a 2 volte inferiori al nord. Questo secondo me è davvero grave. Non è possibile che la nostra terra arrivi a questi livelli.
Io credo che il presidente Occhiuto sarà veramente il cambiamento della nostra storia ed è per questo che oggi mi candido. Mi candido a suo sostegno, sono sicura che sarà. Lui è l'uomo che ad ogni modo accoglie tutte le istanze di noi calabresi. E ha una grande carriera politica, è un grande calabrese e quindi ci tiene alla nostra terra. Diciamo che la Calabria è davvero difficile, credo che sia ancora più difficile essere comunque presidenti per candidarsi a questa terra per quanto abbia difficoltà, però io penso che lui ce la farà e che vincerà sopra tutti.